miglior passo bisogna valutare bene le distanze. L'autovettura deve stare almeno a 1,5 metri dal ciclista per evitare qualsiasi interferenza tra i due mezzi di trasporto. L'attesa sembra interminabile, ma in realtà sono solo pochi secondi. Non bisogna avere fretta, appena la strada sarà libera e ci sarà un'adeguata visibilità, potrò superarlo.